Ah, sí. He estado teniendo un sueño recurrente durante el último mes. La neta, no sé muy bien qué significa. Magari tu puoi vederci più chiaro di me, visto che ti piacciono queste cose. In pratica finisce sempre con me che fluttuo via, fuori controllo, lontano da tutto. Floats it. Yeah, like I'm this lost balloon, you know, that a little girl has accidentally let go of. Except, instead of it being this beautiful, freeing experience you'd expect from a dream where you can fly, I always wake up terrified. Then what? I lose contact with the world. You know, I'm floating higher and higher and faster as I watch as the life below me gets smaller and smaller, and I am completely alone. You know, completely useless and out of control. Do you ever get dreams like that? Facevo questo sogno, ma era assurdo. Racconta. È solo una cosa. Come un miscuglio di forme, odori, suoni. Niente di specifico da poter essere descritto. Bello. È una specie di rappresentazione sensoriale dell'ansia. È il massimo che posso dire. Lo facevi solo da piccola? Sì, quando avevo la febbre alta. Sì, suona strano, ma è presente quando accartocci la carta? Esa es más o menos la textura del sueño. Y supongo que también del sonido. No sé, de repente hay un golpe de luz y un flashazo. Y empiezo a ver como líneas, puntos. De repente hay un triángulo blanco, pegajoso, que se empieza a pegar al papel mientras empieza a rogar más. Uy, no. No. Me malviajo nada más de contarlo. Ya vi. Es muy claustrofóbico. Sí. Suena estresante. You nearly don't. Ah, yeah. Sorry. It's okay. The bowl, I know. Thank you. Yes, the bowl. Yeah. No, the tenth, the bowl. The 10th is Saturday, the 11th is Sunday. No, love. Friday is the 9th, the 10th is Saturday. That's what I said, the 10th is Saturday. And where is this ball? Near Reading. What? Near Reading. No, no, non ho nessuna intenzione di andarci. Prima di tutto è l'8 luglio. Il sabato è il tuo compleanno e abbiamo... La messa, lo so. No, non c'è Vanessa. Sì, la messa. No, la visita dal dottore. No, la messa, il 10. Ma Vanessa è impegnata, non viene. Viene Vanessa, il 9. Dices el 9? Che no? Ay, de veras sabes que tú ni te entiendes. Es el 10, viejito. A ver, deja mejor lo anoto. Do you believe in love? Oh, what makes you say that? Well, that older couple and... Ah. Well, it depends what you mean by love, I guess. Everyone feels it differently. Well, have you ever been in love? Nah. E tu? Io sì. Ah, sì? Più di una volta, a dire la verità. Che fortuna. Sì. Anche se ogni volta che intraprendo una nuova relazione penso sempre che quella precedente non fosse vero amore. Poi quando mi dice penso che neanche quella sia stato amore. Perché visto che non me lo sono sposato, è stata solo un'infatuazione prolungata. Perché se fosse stato vero amore, quello incondizionato, non avrei avuto esitazioni o dubbi che quella persona fosse quella giusta per me. Forse per questo che ho detto di non essere mai stato innamorato. Sí, pero después me di accorta que realmente fan culo todo. ¿Por qué el amor tiene que ser esta cosa tan
inalcanzable. ¿Por qué no puede ser tu primera novia? O la profesora que conociste en la biblioteca, que era mucho más grande que tú y sabía todo acerca del mundo. O sea, ¿por qué eso no puede ser amor verdadero? Digo, cualquier cosa. Ese momento en el que no puedes dejar de pensar en esa persona. No importa quién seas, no importa dónde vivas. Sí, de acuerdo. Me gusta eso que dices. Digo, pero también, claro, ¿qué chingado soy yo? Digo, estoy joven, igual y lo digo porque no lo he sentido realmente. O porque no me he permitido sentirlo, no sé. Oh, do you want an ice cream? An ice cream? This place is really fucking good. Yeah, sure. Un gelato? Va bene. Qua fanno un gelato pazzesco. Come pensi che mi sento? Ho 40 anni. È molto probabile che non faccia figli neanche fra qualche anno. Perché non mi va di vederli crescere mentre tutto intorno a loro muore, letteralmente. Lo so, ma è quello che sto cercando di dirti. Abbiamo la prova, è là davanti agli occhi di tutti. Ma nessuno fa niente. Mira, yo sé que no puedes con lo que está pasando en el mundo, pero tienes que encontrar una manera nueva de pelear haciendo algo que no sea escribir cabrones en Twitter. Lo siento, pero es verdad. You, for example, spend all of your time condemning people online for not having the exact same liberal values as you. It's compartmentalizing a group of people that need to be united more than ever. Esci, fai qualcosa, attrezzati di fatti e cambia, piuttosto che mandare a farsi fottere mezzo mondo. Perché io? Nessuno mi ascolta. Sì, sono qui da sola. Ho cercato di baciarla, ma mi ha detto che vuole che restiamo amici. Sì, mamma sta bene. Così sono finite le mie ultime due relazioni. Cioè? Cioè, nel senso che è come hai detto tu, no? Che non ti sei mai lasciata andare fino al punto di provare il vero amore. Sì. Sì. Cioè, sono d'accordo con quello che hai detto, che nient'altro conta come l'amore. Non ho detto nient'altro. Sì, non so che cosa hai detto. E in quest'ottica sì, sono stato innamorato. Era bellissimo. Eppure dopo due anni di relazione ancora mi domando come abbia fatto a stare con quella persona. Ci hai mai fatto caso? Anche se tutto sembra perfetto, mi spaventa troppo l'idea di attaccarmi a un'altra persona e nuotare con quella persona fino all'angolo più profondo della vasca. Cioè, non sopporterei l'idea di non poter più rientrare dentro la vasca per la prima volta con nessun altro. ¿Qué tal que mi alma gemela está por ahí, en otro lado? Creo que si conoces a esa persona, ni siquiera te haces estas preguntas, ¿sabes? Es como lo que tú estabas diciendo de que simplemente lo sabes y ya. Eso es amor. Sí creo que sea posible. Pero, perdón, la verdad es que no hay manera en la que use la misma palabra para eso y para referirme a mi primera experiencia con mi novia de los 16. Ah, no, los 16. La peor edad. Sí. ¿Cómo se llamaba? Mariana Martínez. Era de Celaya. ¿Y por qué cortaron? She left me. Oh, how heartless of her. Yeah, apparently I talk too much about my dreams. I don't know. Yeah. And there's honestly nothing worse than a guy who tries to get you in bed by talking about his dreams. Oh, come on. I'll have you know that just yesterday I used the same exact story and it worked very well for me. Really? Yeah, she said it really turned her on, actually. Oh, I bet. Mm. I'm kidding. Yeah, I know. Obviously. Wait. Who says I'm trying to sleep with you? Sounds to me like you're still in love with some old dude you met at the library. That's because your mother doesn't believe in magic. Okay, but she was right about you. And if she was right about that, she might be right about flying too. Che
L'ha detto a te, non ci posso credere. Ha insistito tanto per avere l'appartamento e io sono stata quella gentile che ha sloggiato. Non è colpa mia se c'è casino. Ho avuto solo 2 mesi di tempo per sistemare tutta la mia vita del cavolo in quella scatola di scarpe. Ha detto pure che sei una ragazzina nel corpo di una donna. Che cosa? Perdón, chapa, perdón. Tienes que entender que las cosas que dice tu mamá me lastiman y hacen que mi vida sea más difícil. Digo, no sé por qué lo hace, pero es mentira. Quiero que sepas que todo eso es mentira. Me odia por razones que ni siquiera entiende. Solo quiero que entiendas que yo no soy el malo aquí. Nadie es el malo aquí. Pero estamos intentando. Sí lo entiendes, ¿verdad? Sí, pa. Ven, chaparro. Vámonos. Va. This is so sweet. I love it. Yeah, I'm having a really good time, actually. I meant the ice cream. Oh, shit. Do you want to try some? No, no, it's fine. Damn. Ooh. Te invitaré a pasar, pero está mi esposo y puede que esté borracho. Ah. I'm leaving on Wednesday, so. Well, see me before Wednesday then. Right. Va bene. Dove ci vogliamo vedere? Mandami un messaggio. Thank you.